Ringrazio Don Ugo Carandino e il Centro Federici che con Sodalizium organizza queste giornate che sono giunte al 17° appuntamento. Abbiamo mancato per 2 volte. Sentite? Ecco, va bene. Quindi ringrazio anche voi che siete venuti da lontano. Non ho molto tempo per trattare dei temi che invece ne richiederebbero moltissimo. E la prima di queste lezioni, come usiamo dire, non riguarderà in alcun modo gli avvenimenti politici, che pure sono di estrema attualità. Quindi mi rendo conto di poter deludere alcuni, se non molti, ma la mia intenzione in questo momento è un'altra ed è quella, nella prima lezione, di approfondire cosa ci dice la Sacra Scrittura sul tema di cui noi adesso tratteremo, che la nostra rivista Sodalizium ha trattato abbondantemente. Ho contato almeno una quarantina di articoli, ma sono certamente molti di più quelli che riguardano il tema dei rapporti tra il giudaismo e il cristianesimo, e senza dubbio ancora altri saranno scritti a questo proposito. Allora vorrei entrare subito in medias res, cioè nel vedere che cosa ci dice la parola di Dio per ben comprendere questa questione. Giacché coloro che si limitano a osservare i fatti politici, storici, economici, filosofici, morali che riguardano questo soggetto, vedono l'esterno, la scorza, la corteccia di una questione importantissima, ma non penetrano in profondità. E invece, per poter comprendere il mistero, il termine esatto è questo, il mistero, e non sono il primo che utilizza questo termine, vedremo che ricorre nella Sacra Scrittura, ma per esempio c'è un libro di padre Menviel, dove appunto il giudaismo nel mistero della storia, quindi se adesso cito, forse mi sono sbagliato, comunque il termine mistero è il termine più appropriato. Mistero è una verità che riguarda la fede e che supera la conoscenza, l'intelligenza e le forze della capacità umana. Per introdurre il nostro tema, vorrei presentarvi subito alcune citazioni della Sacra Scrittura. Dopodiché cercherò di articolare il mio discorso su alcuni punti che ci seguiranno, ma prima mi è sembrato opportuno dare alcune delle tantissime citazioni della Sacra Scrittura che riguardano il nostro soggetto. Ed innanzitutto una citazione tratta dall'ultimo libro della Sacra Scrittura, che è l'Apocalisse, che vuol dire rivelazione, Apocalisse di Gesù Cristo, quindi rivelazione di Gesù Cristo. Uno studio molto approfondito il popolo ebraico, le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana, di cui parlerò abbondantemente in una lezione successiva, è un documento che cerca di esporre la nuova dottrina che ha seguito il Concilio Vaticano II, risolvendo le difficoltà che sono poste dalla Sacra Scrittura. Bene, si dice che l'Apocalisse, secondo gli autori di questo studio, cioè niente meno che la Pontificia Commissione Biblica, quindi non è qualcosa di secondario, ci dice il giudizio molto favorevole dell'Apocalisse nel riguardo degli ebrei si manifesta in tutto il libro. Allora, sono stato molto criticato, e lo sono ancora, per avere presentato anni fa ai lettori della nostra rivista
uno studio esegetico del professor Eugenio Corsini, che attualmente non è più di questo mondo, che riguarda proprio questo libro, Apocalisse prima e dopo, così era il titolo della prima edizione di questo libro, edito dalla SEI, cioè dai Salesiani. Ora, vorrei presentare alcuni passaggi di questo libro. Innanzitutto il capitolo 17 fino a 19 dell'Apocalisse. Non vi leggerò tutti e tre i capitoli perché Don Carandino è lì con la mannaia che mi vieta di proseguire. È la famosa descrizione della grande prostituta, la meretrice di Babilonia, dove vidi una donna, capitolo 17, seduta sopra una bestia scarlatta, coperta di nomi blasfemi, con sette teste e 10 corna. La donna era ammantata di porpora e di scarlatto, tutta ornata d'oro, di pietre preziose e di perle. Teneva in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e le opere impure della sua prostituzione. Sulla sua fronte era scritto un nome, Mistero, cioè Babilonia la grande, la madre delle prostitute e dalle abominazioni della terra. E vidi la donna ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei testimoni di Gesù, e al vederla fui preso da grande stupore. Ecco, questo passo, naturalmente, come tutte le pagine del libro, è misterioso, cioè parla di un mistero, il vero nome di questa donna è mistero, è naturalmente misterioso. In genere, i lettori comprendono che questa donna che ovviamente è negativa, è infernale, potremmo dire, è Roma. E questo è quello che normalmente si dice, la Roma pagana persecutrice del cristianesimo. L'esegesi del professor Corsini è assolutamente contraria a questa interpretazione e vi dirò, quello che egli scrive a questo proposito e in chi identifica questo personaggio. Allora, prima di tutto, alla pagina 441, egli dichiara chiaramente che non si tratta di Roma. Tale identificazione è data oggi per ovvia e scontata nell'interpretazione corrente a tutti i livelli, eppure egli spiegherà che non è esatta. Dopodiché, egli spiega che si tratta in realtà di Gerusalemme, la Gerusalemme terrena, evidentemente, non la Gerusalemme celeste, che è la Chiesa e di cui parla il medesimo libro. Anche San Paolo fa l'opposizione tra la Gerusalemme terrena che perseguita la Chiesa e la Gerusalemme celeste che è la Chiesa stessa. Ebbene, alla pagina 451 egli spiega: anche questo però non ci dovrebbe stupire, in quanto questa terribile metamorfosi, quale metamorfosi? Quella della donna sposa di Yahweh, sposa di Dio, che diventa una prostituta, ebbene, ci è stata anticipata anch'essa dal capitolo 11, quando Giovanni ci ha detto che i cadaveri dei due testimoni, Mosè ed Elia, la legge e i profeti, che rendono testimonianza di Gesù Cristo, sulla piazza della città, quella grande, che si chiama spiritualmente Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso. Apocalisse 11,8. Dov'è che fu crocifisso Gesù Cristo nostro Signore? A Gerusalemme. Eppure Giovanni chiama questa città Sodoma ed Egitto,
cioè il simbolo della idolatria con tutte le sue impietà ed immoralità. Manca all'appello Babilonia, ecco che diventa Babilonia al capitolo 17, 18 e 19. Ed ancora il commento ci dice: il fatto che la donna sin qui rappresentata sotto l'aspetto di una prostituta sta a indicare che evidentemente è mutato il suo atteggiamento spirituale. Ella non teme più il suo antico avversario, ma ha preso con lui tanta confidenza da credere di poterlo dominare e assoggettare i suoi voleri. Convinzione illusoria che la conclusione di quel mostruoso connubio con la distruzione della prostituta da parte della bestia, ecco qui Roma che distruggerà la città di Gerusalemme, sottolineerà con drammatica evidenza. In tutto ciò non c'è da vedere altro se non una allegoria della perversione del giudaismo. Una perversione che, per quanto riguardava Giovanni il cristianesimo primitivo, si era riassunta in modo emblematico nel rifiuto di riconoscere in Gesù Cristo il Messia promesso e preannunziato dalle Scritture. La convinzione che sta alla base dell'Apocalisse è che la motivazione di questo rifiuto da parte dei giudei sia da cercare nel carattere temporale e terreno delle loro attese messianiche. È tutto quello che spiega Monsignor Spadafora, eminente biblista, in questo libro Cristianesimo e Giudaismo, recentemente ristampato. I giudei aspettavano un messia politico che desse loro ricchezze materiali, potere e dominio mondani su tutti i popoli della terra. A tutto ciò Giovanni contrappone vigorosamente, quasi ossessivamente, la rivelazione di Gesù Cristo come agnello, cioè come Messia che ha la sua rivelazione messianica, la sua vittoria nella sconfitta della morte, il suo potere e il suo dominio innanzitutto ed essenzialmente in ambito spirituale. Una metamorfosi perché all'inizio di questo libro noi vediamo una donna bellissima, una donna che mette al mondo il Messia, insidiata dal dragone. Questa donna coronata di stelle, eccetera, noi vediamo in lei la Vergine Maria, che è la madre di Gesù Cristo, ma è nello stesso tempo anche Israele, la sposa di Yahweh, la sposa di Dio, che dà al mondo il Messia. Ma questa sposa fedele, bellissima di Dio, è diventata invece una prostituta, cioè lo ha tradito. Ha commesso adulterio spirituale e questo adulterio spirituale è la sua perversione. Ubriaca del sangue dei santi, alla pagina 459 seguente. Allora il nostro autore spiega, che in ogni caso le abominazioni di cui è colmo il calice tenuto in mano dalla prostituta consistono essenzialmente nel versare il sangue di uomini innocenti e giusti, appare chiaro da ciò che segue. E vidi la donna ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei testimoni di Gesù, 17,6. Anche per la spiegazione di queste parole si è pensato a Roma e alle sue crudeli persecuzioni contro i cristiani. Tra l'altro, Monsignor Benigni spiega che dietro la prima persecuzione dell'anno 64, Nerone, vi era l'istigazione della comunità ebraica di Roma. Leggete quello che gli scrive a questo proposito. Ma tale non era il modo di vedere le cose proprio dei cristiani al tempo in cui fu scritta l'Apocalisse, specialmente nei luoghi in cui essa ebbe origine. Cioè l'Asia. Basterà leggere un documento come il martirio di Policarpo, il vescovo di Smirne, era un discepolo di Giovanni, messo a morte verso il 156, per rendersi conto che la responsabilità delle persecuzioni contro i cristiani era ancora attribuita da questi, in primo luogo, ai giudei. Ben difficilmente quindi Giovanni, che scriveva tanto tempo prima dell'autore del martirio di Policarpo,
poteva pensarla in maniera così radicalmente diversa su questo punto. Tesi di Corsini, tuttavia, è che questi testimoni di Gesù Cristo sacrificati, uccisi, non sono i seguaci di Gesù, che pure lo saranno evidentemente, ma sono tutti i santi, i giusti e i profeti dall'inizio della storia fino ad ora. Ebbene, questa teoria, che può stupire, trova il suo fondamento nel Vangelo. Prima ancora, tutto questo ci avevano preparati le dure parole di Gesù contro Gerusalemme, rea di aver ucciso i profeti. E sono i testimoni di Gesù perché annunciano lui e lapidato gli inviati di Dio, Matteo 23:37, Luca 13:34. Nella sua violenta invettiva contro il giudaismo ufficiale, Gesù giunge a dichiararlo responsabile di tutti gli omicidi commessi sulla terra dall'origine della creazione. Abele. Non c'entravano niente perché non c'erano ancora i giudei al tempo della morte di Abele, ma Caino è un simbolo, il fratello maggiore tra l'altro, è un simbolo di tutti gli altri omicidi che sono stati commessi dell'innocente Abele è l'immagine di Gesù. Matteo 23, 35. Un'accusa che non si può giustificare se non tenendo conto della responsabilità maggiore che al giudaismo derivava dall'essere stato scelto da Dio come depositario e custode della sua parola e della sua promessa. E solo pensando a questo possiamo comprendere in tutta la loro portata le parole terribili che concludono nel capitolo 18. La celebrazione della distruzione di Babilonia, 18:24. In essa fu trovato sangue di profeti e di santi e di tutti coloro che sono stati uccisi sulla terra. Ecco la prima citazione della Sacra Scrittura che ci introduce, almeno se l'esegesi che vi ho presentato è corretta, ci introduce al nostro problema. Un secondo passo è preso da San Paolo, la più antica lettera di San Paolo, la prima epistola ai Tessalonicesi, anno 51-52, forse addirittura il primo testo del Nuovo Testamento. Egli scrive ai Tessalonicesi, gli abitanti dell'attuale Salonicco: voi infatti, fratelli, siete diventati, prima Tessalonicesi 2:14, 15, siete diventati imitatori delle chiese di Dio e Gesù Cristo che sono nella Giudea, perché avete sofferto anche voi da parte dei vostri connazionali, cioè i giudei che erano a Tessalonica, come loro, quelli che erano a Gerusalemme, da parte dei giudei della Giudea, i giudei, i quali, versetto 15, hanno perfino messo a morte il Signore Gesù. E i profeti, vedete i profeti, e hanno perseguitato anche noi, Paolo. Essi non piacciono a Dio, sono nemici di tutti gli uomini, impedendo a noi di predicare ai pagani perché possano essere salvati. Vogliono cioè tenere per sé gelosamente l'eredità messianica, la vigna, la promessa, l'elezione, negandola agli altri popoli ai quali invece Gesù Cristo è venuto a portarla. E tutte le sacre scritture, come vedremo, ma non potrò vedere tutto, annunciavano la conversione dei gentili grazie al Salvatore che veniva dal popolo di Israele. Lumen ad revelationem gentium et gloria plebiscue Israel, così dirà il vecchio Simeone, gloria del tuo popolo Israele, perché è lume di rivelazione per i gentili. E continua San Paolo, nemici di tutti gli uomini, impedendo a noi di predicare i pagani perché possano essere salvati. In tal modo essi colmano la misura dei loro peccati, ma ormai l'ira è arrivata al colmo sul loro capo. E infatti,
siamo nell'anno 51, nell'anno 70 Gerusalemme e il Tempio saranno distrutti. L'ira di Dio è giunta al colmo e si manifesterà come aveva annunciato Gesù. Allora, questo è il commento, un commento a questo passo. Si tratta degli stessi persecutori giudei che con ogni mezzo cercano di impedire la predicazione dell'Evangelo ai pagani, colmando così la misura dei loro peccati, l'uccisione dei profeti e di Gesù. Matteo 23, 29-39. Con la continua violenta opposizione a Paolo e alla Chiesa nascente, Matteo 21, 33-34, dove è il commento di Spadafora. L'ira divina che grava già totale e definitiva sui giudei è quella annunciata in Matteo 23, 29-39 e capitolo 24, la terribile fine della nazione del Tempio. Nelle due lettere tessalonicesi, sì, questo è il commento di Spadafora nella Bibbia di Garofalo. Nelle due lettere tessalonicesi, l'eco di questa predizione di Gesù nella forma conservataci da Matteo è continua, con dipendenze verbali innegabili. I giudei sono coloro che non conoscono il Dio, secondo Tessalonicesi 1,8, e subiranno il castigo della perdizione eterna, secondo Tessalonicesi capitolo 2. Il capitolo 2 annuncia la distruzione di Gerusalemme. Inimicus è il giudaismo, il mistero di iniquità già in atto e la violenta persecuzione dei giudei. Il famoso passo che da molti esegeti è interpretato di un anticristo futuro alla fine dei tempi, col famoso catecon che lo trattiene. Monsignor Spadafora fa un'esegesi veramente perfetta di questo passo, spiegando che l'anticristo in questione è il giudaismo persecutore del cristianesimo e chi lo trattiene erano le autorità dell'impero romano, come vediamo negli Atti degli Apostoli. San Paolo sfugge alla morte per l'intervento non sempre esemplare, ma comunque provvidenziale delle autorità romane. Una volta tolto di mezzo questo impedimento, ecco che ci sarà la persecuzione, per esempio nella morte di Santo Stefano, che sarà in un periodo di vacanza delle autorità romane. Un'altra citazione, una terza citazione introduttiva che diciamo completa la nostra introduzione è nel Vangelo di Giovanni, capitoli 7 ed 8. È la famosa frase in cui Giovanni dice ai giudei che lo ascoltano che il loro padre è il diavolo. Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea, infatti non voleva più andare per la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Capitolo 8, questo era 7, gli dissero loro i farisei: tu dai testimonianza da te stesso, la tua testimonianza non è vera. Gesù rispose: anche se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera perché so da dove vengo e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo e dove vado, ignorano che sia il figlio, sia il figlio di Dio. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno, e anche se giudico il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io il Padre che mi ha mandato. Nella vostra legge, la legge di Mosè, sta scritto che la testimonianza di due persone vere. Orbene sono io che do testimonianza di me stesso, ma anche il Padre che mi ha mandato mi dà testimonianza. E gli dice: dov'è tuo Padre? E Gesù: voi non conoscete né me né il Padre. Conoscono il Dio unico? No, non conoscono né Gesù Cristo né il Padre. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Queste parole Gesù le pronunciò nel luogo del tesoro, cioè nel Tempio, mentre insegnava nel Tempio. Nessuno lo arrestò perché non era ancora giunta la sua ora. E di nuovo Gesù disse loro: io vado, voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. È la dannazione eterna. Dove vado io, voi non potete venire. Loro dicono: forse ci ucciderà, eccetera. Ebbene, vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero: ma tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che vi dico. Avrei molte cose da dire e giudicare sul vostro conto, ma colui che mi ha manifestato veritiero
Il figlio, io vi dico al mondo le cose che ho udito da lui. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Quando avete innalzato il figlio dell'uomo, avrete innalzato il figlio dell'uomo, cioè sulla croce, allora saprete che io sono, non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. In seguito Gesù parlò con dei giudei che avevano creduto in lui, ma non avevano il suo spirito. E allora dice loro dicono, noi siamo discendenza di Abramo, ecco il loro orgoglio di essere discendenti di Abramo, e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Gesù ha detto, la verità vi farà liberi. Come puoi dire diventerete liberi? E Gesù, in verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenza di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova posto in voi. E io dico quello che ho visto presso il Padre. Gli risposero, il nostro padre è Abramo. Rispose Gesù, se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo. Ora invece cercate di uccidere me, che vi ho detto la verità, udita da Dio, questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero, noi non siamo nati da prostituzione, noi abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù, se Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole, voi che avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro, egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete perché dico la verità. Chi di voi può convincermi di peccato? E i giudei, allora diciamo con ragione che sei un samaritano e hai un demonio. Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Allora i giudei, ora sappiamo che hai un demonio, Abramo è morto, anche i profeti, tu dici che se la mia parola non conoscerà mai la morte. Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto, anche i profeti sono morti, chi pretendi di essere? Gesù. Allora dice, è nostro, voi dite che è nostro Dio, ma non lo conoscete non, e io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco sarei come voi un mentitore, ma io conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. Gli dissero allora i giudei, non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù, in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io so che è il nome di Dio. Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. E vedete, chi non riconosce Gesù come io sono, Yahweh, il figlio di Dio, il figlio di Dio, il figlio del Padre, è come il diavolo. Lo vuole uccidere, accusandolo di essere un demonio, un bestemmiatore. E come il demonio è omicida e menzognero e morirà nei propri peccati. E questa è la tragica situazione del giudaismo incredulo. Allora, dopo queste, diciamo, citazioni introduttive, ma a mio parere, anche se lunghe, ma non si stancherebbe mai di citare la parola di Dio, dobbiamo cercare di vedere nel poco tempo che ci resta un po' il discorso. Vedete come il popolo ebraico è un popolo particolare tra tutti i popoli della terra. Anche l'antisemitismo anticristiano, cioè quello pagano che odia il popolo ebraico perché non si sa poi perché. Ebbene, anche esso proprio nel suo, diciamo, nella sua versione riconosce la particolarità di questo popolo. Dall'altro un popolo che è rimasto fino a noi. A che cosa è dovuto questa particolarità nel bene e nel male? È che è stato, come vedremo la Chiesa lo ribadisce, lo ricorda, è
è stato un popolo eletto. Cosa vuol dire eletto? Popolo eletto vuol dire scelto. In questa elezione non c'è nessun merito, come in qualunque scelta divina. È assolutamente gratuita, assolutamente gratuita. A torto, molti di loro si sono vantati di questa elezione, noi abbiamo Abramo per padre, eccetera, eccetera, no? Come a torto noi adesso cristiani ci vanteremmo della nostra elezione, perché anch'essa è gratuita, viene dalla fede, viene dalla grazia, viene dal dono di Dio. E San Paolo nell'Epistola ai Romani ci invita a non diventare orgogliosi. È vero che abbiamo preso il posto dei rami secchi del giudaismo incredulo che è stato tagliato via dall'olivo, ma siamo stati inseriti da Dio, non per nostri meriti. Allora, questa idea di popolo eletto ci fa capire già il ruolo di quello che Monsignor Spadafore, nel suo libro Individualismo e Collettivismo, Antico Testamento, chiama l'aspetto del collettivismo. Cioè, nell'Antico Testamento ci sono entrambi gli aspetti. Ad esempio, Ezechiele ricorda che il figlio non porta su di sé la colpa del padre. Ognuno è responsabile dei propri atti. Quindi, ragione per cui, se io mi converto dalle mie colpe, non sarò punito per le colpe dei miei antenati. Questo non c'è dubbio. Ma nello stesso tempo è vero che certi doni di Dio, o certi castighi di Dio, al contrario, riguardano una collettività. E questo è continuamente presente nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Popolo eletto vuol dire un popolo. Questo non significa che tutti i membri del popolo sono eletti, scelti e amati da Dio. Coloro che vivono male non si possono vantare di far parte di questo popolo. E tuttavia una elezione rimane malgrado le mancanze di ciascuno. Così pure, se invece un popolo è riprovato da Dio, questo non significa che ogni singolo discendente appartenente da una stirpe è riprovata da Dio, tutt'altro. Se uno invece ama Dio e ha fede in Dio, non è riprovato affatto. È la collettività, è l'istituzione in quanto tale. Ragione per cui non si vede perché, come vedremo nella terza lezione, la dichiarazione conciliare Nostra Aetate, per quel che riguarda la riprovazione, allora nega che ci sia una riprovazione collettiva per il popolo, quando afferma che invece c'è un'elezione collettiva per il popolo. Se c'è un'elezione collettiva per un popolo, ci può essere anche una riprovazione collettiva per il popolo, salvo restando il fatto che ogni singolo individuo è eletto o riprovato a seconda delle proprie azioni e della propria fede. Questa elezione è stata compiuta in Abramo. Il giudaismo si rifaceva a Mosè e alla legge molto volentieri. Infatti nell'episodio del cieco nato, quando Gesù guarisce il cieco nato e le autorità giudaiche lo torchiano con metodi polizieschi per cercare di capire com'è possibile che un peccatore, cioè Gesù, abbia potuto dare la vista al cieco nato. Non è possibile, c'è una truffa sotto. A un certo punto il cieco nato gli scappa detto: ma perché mi interrogate sempre su questo Gesù? Forse che volete diventare anche voi suoi discepoli. E loro sono indignatissimi. Maledetto tu che sei nato nel peccato, sarai tu suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè. Il grande ostacolo alla conversione dei giudei al cristianesimo, uno degli ostacoli, sarà una fedeltà mal compresa alla legge mosaica, mal compresa. Allora San Paolo ricorda ai suoi lettori ebrei che prima della legge c'è la promessa.
molto prima della legge, c'è la promessa ad Abramo. La legge doveva finire, come vedremo, la promessa doveva invece realizzarsi. La legge era provvisoria, la promessa annunciava che cosa? Il Messia. Loro che dicono siamo figli di Abramo, allora ecco che l'Apostolo Paolo ricorda che la promessa è stata fatta ad Abramo, ma è stata fatta ad Abramo e dice, e non e i tuoi discendenti, ma il tuo discendente. Così dice San Paolo, non al plurale, ma al singolare, cioè al tuo discendente nel quale doveva essere benedette, dovevano essere benedette e salvate tutte le genti. Ecco l'errore che compivano gli ebrei anche nel considerare la promessa. E questo errore consisteva nell'attribuire la promessa e l'elezione, diciamo, al popolo, anche se rimaneva, per così dire, infedele, laddove invece la promessa riguardava il Messia. Il popolo ebraico non è il Messia. Il Messia deve venire dal popolo ebraico, ma il popolo ebraico non è il Messia. Quindi al tuo discendente. Questo è quello che mette in rilievo San Paolo. E questo discendente deve portare la benedizione a tutte le nazioni, cioè agli altri popoli. E allora vediamo ancora di sviluppare questa idea, ovvero sia nel fatto che non tutti i discendenti di Abramo sono per il fatto stesso, sono dei veri discendenti di Abramo, già che la Sacra Scrittura chiarissimamente dice questa verità. Ecco, vediamo per esempio al discendente, non ai discendenti. È nell'Epistola ai Galati, capitolo 3. Fratelli, ecco vi faccio un esempio comune. Un testamento legittimo, pur essendo solo un atto umano, nessuno dichiara nulla, vi aggiunge qualche cosa. Ora appunta ad Abramo la sua discendenza che furono fatte le promesse. Ma non dice la Scrittura e ai tuoi discendenti, come se si trattasse di molti, ma è alla tua discendenza, come a uno solo, cioè Cristo. Ora io dico, un testamento stabilito in precedenza da Dio stesso non può dichiararlo nullo una legge che è venuta 430 anni dopo, annullando così la promessa. Ecco, vedete, la legge di Mosè messa come in opposizione alla promessa fatta ad Abramo. Se infatti l'eredità si ottenesse in base alla legge, quella di Mosè, non sarebbe più in base alla promessa. Dio invece concesse il suo favore ad Abramo mediante la promessa. Ecco, la legge continua dai versetti da 19 a 29, deve finire, è venuta mediante gli angeli, non direttamente da Dio, non dava la giustificazione e il perdono dei peccati. La scrittura rinchiuse ogni cosa sotto il peccato, perché la liberazione dal peccato veniva solamente con Gesù Cristo. Il fatto che la promessa non riguardava tutti i discendenti di Abramo, come invece pensavano per se stessi i giudei, è chiarissimo nella Sacra Scrittura dell'Antico Testamento, che ci mostra come via via i primogeniti sono scartati, i secondogeniti sono eletti, cioè quelli venuti dopo. Infatti Abramo ha un figlio primogenito, Ismaele, che non continua la promessa, e l'altro invece Isacco che continuerà la promessa. Poi Isacco ha il figlio
Giacobbe, ma il primogenito non è lui, è Esaù. E Esaù viene scartato. Dice la scrittura: ho odiato Esaù e ho amato Giacobbe. Ragione per cui anche lì Esaù era un discendente di Abramo, ma in lui non continua la promessa. Non basta essere discendenti carnali di Abramo, bisogna essere discendenti spirituali. E infatti nell'Epistola ai Romani, capitolo 9, San Paolo dice: non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere stirpe di Abramo sono tutti figli di Abramo. Anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza, cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. E nel Vangelo, nel capitolo 3, il Battista lo sapeva benissimo. Diceva dunque alle folle, versetto 7, che andavano a farsi battezzare da lui: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Fate dunque opere degne della conversione e non cominciate a dire in voi stessi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre. Anzi, la scure è già posta alla radice degli alberi, ogni albero che non porta buon frutto sarà tagliato e buttato nel fuoco. L'ex rabbino capo Toaf, nel suo libro scritto assieme a Elkan, il padre degli Elkan di Stellantis, non si può che dire Fiat. Ebbene, il rabbino capo Toaf dice: l'ebraismo è un popolo che ha una religione. Quindi anche coloro che non sono osservanti sono sempre membri di questo popolo. Il prologo del Vangelo di Giovanni, in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, dice esattamente il contrario, cioè che i figli di Dio non sono nati da carne e sangue, cioè non sono nati carnalmente, ma sono nati da Dio, mediante la grazia. Nella Chiesa si entra non per discendenza carnale, nella Chiesa si entra per la grazia, si entra per la fede, si entra per la carità, non si entra perché si è discendenti carnali di qualcuno. E quindi è tutto diverso. Bene, questo è il primo punto, quello della promessa, è la legge di Mosè. La legge di Mosè era l'ostacolo per tanti giudei alla conversione al cristianesimo. Tant'è vero che i nemici principali di San Paolo saranno i giudaizzanti, cioè quei cristiani battezzati che venivano dalla circoncisione, cioè che venivano dal giudaismo, e che volevano imporre la legge, la continuazione delle pratiche mosaiche agli ebrei convertiti e anche ai pagani, cioè esattamente come prima. Un proselite per diventare giudeo doveva farsi circoncidere e rispettare i 613 precetti della legge. Ecco. E invece Paolo, San Paolo, l'apostolo dei gentili, ma prima di lui San Pietro di già, si oppone, e così il primo concilio, il concilio di Gerusalemme, si oppone ai giudaizzanti. La legge di Mosè in realtà non era un ostacolo, ma anzi, come testimonia Gesù, era tutta orientata su Gesù Cristo. Gesù lo dice in Giovanni 1,35, vedere anche Luca 24, 25 e 26. La legge e i profeti parlano di me. Disse loro in Luca 24, sono i discepoli di Emmaus, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisogna che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. E infatti nella visione della trasfigurazione, che cosa vediamo? Vediamo che Gesù ha al suo fianco Mosè ed Elia. Mosè ed Elia sono i simboli della legge, la Torah, Mosè, i cinque primi libri dell'Antico Testamento,
ed Elia dei profeti. Ma di chi la voce del Padre, perché c'è una manifestazione della Trinità, c'è la nube lucida che era quella, la presenza di Dio che riempiva il Tempio nel Santo dei Santi, lo Spirito Santo, c'è la voce del Padre e c'è Gesù Cristo. E di Gesù Cristo cosa dice la voce di Dio Padre? Costui è il mio figlio unigenito, in cui ho messo ogni mio compiacimento. Ascoltatelo. E quindi Gesù è il figlio, Mosè è il servo, che è tutto orientato verso Gesù, e sono i due testimoni, Mosè e Elia, che rendono testimonianza a Gesù Cristo. Nel capitolo 3 della lettera agli Ebrei viene detta la stessa cosa: Cristo è superiore a Mosè, come il figlio è superiore a un servo. Quando sempre la Pontificia Commissione Biblica dice che l'Epistola degli Ebrei non c'è niente sulla questione del cosiddetto antigiudaismo, anzi tutt'altro, eccetera, 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 e dimenticano proprio questo, che un ebreo rimasto tale, cioè che rifiuta il cristianesimo, nel sentire dire che Gesù Cristo è superiore a Mosè, che Mosè è il servo, che Gesù è il figlio di Dio, e gli si rizzano i capelli sulla testa, raccoglie le pietre e le scaglia per lapidare il bestemmiatore. Questa è la verità. Come fai a dire una cosa di questo genere? Ora, la legge deve avere termine. La legge deve avere termine. Tutto l'insegnamento di San Paolo è su questo tema. La legge non dà la giustificazione, non rimette i peccati. A cosa serve allora? A far capire all'uomo il peccato, che è peccatore, che trasgredisce la legge, che ha bisogno del perdono di Dio, ma non è capace di dare il perdono di Dio. La legge è stata data dagli angeli, quindi da dei mediatori, da un servo come Mosè e dagli angeli, ovvero sia da delle creature. Mentre invece il Vangelo, la nuova legge, è dato direttamente dal Figlio di Dio. La legge pone una separazione. Tutte le prescrizioni puramente legali, puramente esteriori, cibo impuro e cibo puro, si è impuri se si tocca il cadavere, si è impuri se si incontra un pagano, si è impuri se si fa questo, si è impuri se si fa quello. Ma non era un'impurità di commettere un peccato, un'offesa contro Dio, era qualcosa di legale. Che scopo aveva? Separare l'ebreo dal non ebreo, rendere impossibile la vita comune tra l'ebreo e il non ebreo. E con che scopo? Impedire che l'ebreo cadesse nell'idolatria frequentando il pagano. Questo era lo scopo. Mantenere viva la fede nell'unico Dio e nel Messia, nel Salvatore futuro che doveva essere il Figlio di Dio. Questo era lo scopo delle prescrizioni legali. Prescrizioni legali che avranno fine al momento della venuta di Cristo. È il famoso episodio del centurione romano Cornelio, il quale viene chiamato da Dio: vai e cerca Simone, detto Pietro, vai da lui. E Cornelio va con dei militari che stavano con lui, che anche loro credevano nel Dio unico, ma non erano ebrei. E nello stesso tempo Pietro, all'ora di pranzo, sale sulla terrazza ed ecco che una tovaglia imbandita scende dal cielo e ci sono tutti gli animali impuri che era vietato un ebreo di mangiare, per la legge di Mosè. E allora la voce di Dio gli dice: uccidi e mangia. E Pietro, che ha sempre osservato la legge di Dio, dice: ma io non ho mai mangiato di questo. Sarebbe come per me mangiare carne il venerdì o il venerdì santo, peggio ancora. Non lo farei mai. Ebbene, la voce del cielo gli dice: non chiamare impuro ciò che Dio ha reso puro. Ed ecco che arriva Cornelio. Pietro lo battezza.
Ecco il significato dei cibi puri e impuri della legge, ed ecco la fine e l'abrogazione: non ci sono più due popoli, ma Cristo fa un popolo solo. Come dice San Paolo, in Cristo non c'è più né giudeo né greco, perché se sono battezzati sono l'uno e l'altro cristiani, e solamente cristiani, che il battesimo sia sincero, evidentemente. Tutto nell'Antico Testamento era annuncio del futuro. La cena pasquale e l'ultima cena non ci mostra chi era l'agnello di Dio che col suo sangue poteva perdonare i peccati? La manna nel deserto, e la manna non è forse il corpo di Cristo? I vostri padri hanno mangiato la manna e sono morti, ma io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia della mia carne, chi beve del mio sangue avrà la vita eterna. E così tutte le altre figure, gli altri segni che si trovano nell'Antico Testamento. Continuiamo col fatto che lo stesso Antico Testamento annuncia il Nuovo Testamento. Come possono i giudei rifiutare Cristo? Tu sarai discepolo di quello lì, noi siamo discepoli di Mosè. Quando lo stesso Antico Testamento annuncia un Nuovo Testamento. Così il profeta Geremia, nel capitolo 31, i versetti 31 e 34, che noi troviamo ripresi dalla lettera agli Ebrei, capitolo 8, col bel commento che troviamo sempre in Garofalo, quindi alla pagina 683 di questo volume. Ecco, qui vediamo come Geremia stesso annuncia un Nuovo Testamento. Ecco, vengono giorni, dice il Signore, e io stringerò con la casa di Israele e con la casa di Giuda una nuova alleanza. Non come quella che feci coi padri loro, nel giorno in cui li presi per mano per cavarli d'Egitto, perché essi non perseverarono nella mia alleanza, anch'io non mi curai di loro, dice il Signore. Che questa è l'alleanza che io contrarrò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore, ponendo le mie leggi nella loro mente e nei loro cuori le imprimerò. E sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. E commenta la lettera agli Ebrei col dire: nuova alleanza ha reso antiquata la prima, ora ciò che è antiquato e invecchia è vicino alla scomparsa. E il profeta Malachia, l'ultimo nei libri dell'Antico Testamento dei profeti, rimprovera ai sacerdoti la loro infedeltà, i sacerdoti dell'Antico Testamento, dice che i sacrifici dell'Antico Testamento che erano quotidianamente offerti nel Tempio, i sacrifici animali, erano inutili, non gli erano graditi, e verrà un sacrificio nuovo. Non mi compiaccio di voi, dice il Signore degli Eserciti, non accetto l'offerta dalle vostre mani, poiché dall'Oriente all'Occidente grande è il mio nome fra le genti, i pagani. E in ogni luogo è offerto incenso al mio nome, è un'oblazione pura, perché grande è il mio nome fra le genti, dice il Signore degli Eserciti. Quindi non più nel Tempio di Gerusalemme offerte di animali, ma da Oriente a Occidente nel mondo intero, tra le genti sarà offerta un'oblazione pura che veramente sarà gradita a Dio. Ora a voi questo monito, sacerdoti dell'antica legge: se non mi ascolterete e non vi prenderete a cuore di dar gloria al mio nome, manderò su di voi la maledizione e cambierò in maledizione le vostre benedizioni, anzi le ho già maledette, perché nessuno tra di voi se la prende a cuore. Spezzerò il vostro braccio, spanderò sulla vostra faccia escrementi, gli escrementi delle vittime immolate nelle vostre solennità, perché siate spazzati via insieme con essi, eccetera, eccetera, eccetera. Va avanti, ma non ho il tempo di leggere tutto quanto.
Quando Jules Isaac, come vedremo, andò da Giovanni XXIII a dire che la causa dell'antisemitismo era il Nuovo Testamento, i Vangeli, si vede che si è dimenticato di leggere l'Antico Testamento, perché delle parole nell'Antico Testamento, come quelle che vi ho letto e moltissime altre, per esempio la maledizione che troviamo nel Levitico e nell'Esodo, contro chiunque non osserverà la legge, il vescovo di Lione, Agobardo, dirà: e non cadono forse sotto questa maledizione coloro che hanno fatto molto peggio nel trasgredire la legge, hanno trasgredito l'autore stesso della legge, hanno crocifisso il Messia, il figlio di Dio. E così vediamo che nel quarto libro dei Re, al capitolo 17, la caduta del regno di Israele, la deportazione in Assiria, con la distruzione del Tempio, è castigo del loro sincretismo religioso, della loro idolatria, della pratica della divinazione e dei sacrifici umani che compivano. Sono stati ripudiati da Dio per questo. E Isaia, al capitolo 29, dice: il Signore dice: perché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me, e il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. Queste parole sono riprese da San Paolo, Romani 10, 20, 21, vedi anche Marco 7, 5, 7. E Isaia afferma, questo era scritto in ebraico alle porte del ghetto a Roma: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Mi sono manifestati a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele afferma, dice Paolo, tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disobbediente e contestatore. In Geremia, al capitolo 26, voi sapete che dopo la messa a morte di Cristo il Tempio sarà distrutto definitivamente, ma il primo Tempio fu distrutto provvisoriamente proprio per i loro peccati. Tu dirai dunque loro, dice il Signore: se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, se non ascolterete le parole dei profeti miei servi che ho inviato a voi con costante premura, ma che voi non avete ascoltato, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città un esempio di maledizione per tutti i popoli della terra. Quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti lo arrestarono dicendo: devi morire, perché hai predetto nel nome del Signore, questo tempio diventerà come Silo e questa città sarà devastata e disabitata. Vedete? E questo si ripete esattamente nella persona di Gesù. Noi vediamo, più poco tempo, nel Nuovo Testamento, il Signore è accusato di essere posseduto dal demonio, Marco 3:22, di bestemmiare, Marco 2:7-10, sarà la condanna che gli viene fatto dal Sinedrio, la condanna a morte varrà per: tu hai bestemmiato, ti sei fatto figlio di Dio. Nella sua città di Nazareth il Signore dice: nessun profeta è ben accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non una vedova di Sarepta di Sidone, cioè una pagana. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non da Naaman il Siro, cioè un pagano. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno, si levarono, lo cacciarono fuori dalla città, lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata per gettarlo giù dal precipizio, ma egli passando in mezzo a loro se ne andò. Luca capitolo 4, versetti 16 e 30. Abbiamo le condanne dei farisei, ben note, in San Matteo capitolo 9, 12, 15, 16, 22. Vedremo che cosa diranno i modernisti per giustificare queste condanne dei farisei e per diciamo svuotarle del loro significato.
Il centurione. Il centurione disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io, che sono un subalterno, soldati sotto di me, dico uno va e gli va, e un altro viene e gli viene, al mio servo fa questo e gli lo fa. All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: in verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente, cioè da tutti i popoli della terra, e siederanno con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno, i giudei, saranno cacciati fuori dalle tenebre, ora ove sarà pianto e stridore di denti. Questa è la riprovazione dell'Israele incredulo, non di tutti gli ebrei, giacché un resto di Israele, come sempre era accaduto nella storia di questo popolo, un resto di Israele non era diventato idolatra, era rimasto con Elia, un resto di Israele eccetera eccetera, e così qui un resto di Israele saranno gli apostoli, tutti i primi discepoli che fonderanno la Chiesa. Ma coloro che hanno rifiutato Gesù Cristo, ebbene i figli del regno, sono cacciati fuori. Le parabole ci raccontano tutti la riprovazione di Israele. Allora, per esempio, nella parabola dei vignaioli omicidi, Matteo capitolo 21, è il giorno delle palme, Gesù caccia i mercanti, avete fatto del tempio una spelonca di ladri, piange su Gerusalemme annunciandole la distruzione, maledice il fico sterile, che è simbolo di Israele, che non ha dato frutto, racconta la parabola dei due figli, 21, 28, 32, quello che dice che non seguirà la volontà del padre ma poi lo fa, e quello che dice sì, sì, farò quello che dici, ma poi non lo fa. Chi ha fatto la volontà del padre suo? Questi due figli sono i giudei e i gentili. E infine arriva la parabola dei vignaioli omicidi, Matteo capitolo 21, poi anche in Marco e in Luca. C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe, la vigna è il simbolo di Israele, della chiesa futura. Vi scavò un frantoio, vi costruì una torre e la affidò dei vignaioli, se ne andò, sono gli ebrei. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei vignaioli presero i servi, i profeti, e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo, il proprio figlio, non più i servi, è Gesù, avranno rispetto di mio figlio. Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé, costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. Vogliono prendere il posto del Messia. E presolo, lo cacciarono fuori dalla vigna, Gesù fu ucciso fuori da Gerusalemme, e lo uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna, che farà quei vignaioli? Gli rispondono, farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro, non avete mai letto nelle scritture, la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo? Dal Signore è stato fatto questo mirabile agli occhi nostri, Gesù la pietra scartata dai costruttori, dagli ebrei. Perciò io vi dico, vi sarà tolto il regno di Dio. Che cos'è questa? La riprovazione. E sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare, la Chiesa. Chi cadrà sopra questa pietra sarà sfracellato, e qualora essa cada su qualcuno lo stritolerà. È la fine di chi rinnega Cristo. Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro e cercavano di catturarlo, ma avevano paura della folla che lo considerava un profeta.
Stessa cosa nella parabola delle mine, Luca 20, 12, 19. Non vogliamo che costui regni su di noi, sono messi a morte. Il convito nuziale. Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio, Gesù. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma non vollero venire. Allora mandò altri servi: ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, i miei animali ingrassati sono già macellati, tutto è pronto, venite alle nozze. Costoro non se ne curarono, andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città, quello che accadrà nell'anno 70. Poi disse ai suoi servi: il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. E allora raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. E questi sono i pagani. Alcuni saranno in grazia di Dio, altri sono in peccato mortale, sono cacciati fuori dalla chiesa. Nella parabola del buon samaritano, che è l'uomo ferito e l'umanità, il sacerdote passa e non lo aiuta, il levita passa e non l'aiuta. L'Antico Testamento non può guarire l'uomo. Luca capitolo 10: chi lo aiuta? Il samaritano, un non ebreo, Gesù. La parabola del figlio il prodigo, il fratello maggiore. Il primo chiamato è geloso del figlio al prodigo che ritorna a penitenze che il padre accoglie e non lo vuole accettare. I lavoratori dell'ultima ora, i lavoratori chiamati prima sono gelosi di quelli dell'ultima ora perché hanno la stessa ricompensa di chi è stato chiamato prima. I giudei non accettano che i pagani entrino anche loro nel regno. Il ricco e pulone, i padri della Chiesa dicono, costui è il popolo ebraico dotato da Dio di ogni ricchezza, ma che disprezzava il povero Lazzaro. Le invettive contro i farisei, contro Corazin, Betsaida, Cafarnao, paesi in cui Gesù ha vissuto. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, se in Tiro e Sidone, paesi pagani, fossero stati compiuti i miracoli compiuti tra voi, già da tempo si sarebbero convertiti vestendo il sacco e coprendosi di cenere. Perciò nel giudizio Tiro e Sidone, pagani, saranno trattati meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai innalzato al cielo? Fino agli inferi sarai precipitata. Gesù pure nel capitolo 8 di Giovanni, dopo la questione dell'adultera, quindi anche lì, questo è il passo che vi ho letto prima, il nostro padre Abramo, fate le opere di Abramo. Il castigo che arriverà sarà la distruzione di Gerusalemme. Nel Nuovo Testamento noi vediamo Paolo che è perseguitato dagli ebrei che lo vogliono uccidere. E a Roma, capitolo 28, è la fine degli Atti. Allora, Paolo raduna i giudei di Roma, alcuni lo ascoltano, altri si oppongono e allora Gesù espose loro accuratamente, rendendo la sua testimonianza il regno di Dio, cercando di convincerli riguardo a Gesù in base alla legge di Mosè e ai profeti. Vedete, Mosè e i profeti parlano di Gesù. Alcuni aderirono alle cose da lui dette, altri non vogliono credere, se ne andarono discordi fra loro. E allora Paolo disse: ha detto bene lo Spirito Santo per bocca del profeta Esaia ai vostri padri, vada questo popolo di loro, udrete coi vostri orecchi ma non comprenderete, guarderete coi vostri occhi ma non vedrete l'accecamento di Israele. Quando il fariseo Saulo cadde da cavallo diventa cieco, perché è la cecità del giudaismo e ritrova la vista con il battesimo. Perché il cuore di questo popolo si è indurito e hanno ascoltato di mala voglia con gli orecchi, hanno chiuso i loro occhi per non vedere con gli occhi, per non ascoltare con gli orecchi, non comprendere nel loro cuore, non convertirsi perché io li risani. Sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani ed essi l'ascolteranno. Sono le parole di Paolo, il quale nella seconda epistola ai Tessalonicesi
da un'interpretazione allegorica nell'epistola ai Galati, la seconda epistola di Cesare, ho detto, l'epistola ai Galati, capitolo 4. I Galati, dopo che San Paolo li evangelizzò, erano stati traviati dai giudaizzanti e credevano di dover osservare la legge di Mosè. San Paolo li disinganna e fa capire, prima di tutto, che per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, pur essendo padrone di tutto, ma dipende da tutori e amministratori, fino al tempo stabilito dal padre. Così anche noi eravamo fanciulli, come schiavi, e questo è l'Antico Testamento, testamento di schiavitù. Quando è arrivato il figlio, allora siamo diventati liberi. E allora spiega l'episodio che può lasciare perplessi di Abramo, che aveva due figli, uno nato dalla schiava e uno dalla donna libera, Ismaele e Isacco. Quello della schiava è nato secondo la carne, quello della donna libera in virtù della promessa, cioè quella del Messia. Tali cose sono dette per allegoria. Le due donne rappresentano le due alleanze. Una, quella del Sinai, che genera nella schiavitù, rappresentata da Agar. Il Sinai è un monte della rabbia e corrisponde alla Gerusalemme attuale. La Gerusalemme attuale, che di fatto è schiava insieme ai suoi figli. Invece la Gerusalemme di lassù, la Chiesa è libera, è la nostra madre. Rallegra di sterile che non partorisci, questo è l'Antico Testamento, grida nell'allegria tu che non conosci i dolori del parto, eccetera. Ora voi fratelli siete figli della promessa alla maniera di Isacco. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello nato secondo lo spirito, Ismaele perseguitava Isacco, così accade anche ora. Però che cosa dice la scrittura? Manda via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non avrà eredità col figlio della donna libera. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma di una donna libera. Sto per finire, Don Carandino, si rassicuri, ho visto l'orario. Quindi le persecuzioni del giudaismo contro la Chiesa cattolica e indirettamente contro tutto il genere umano non sono un accidente della storia, una cosa casuale. Magari non è neppure, non ne sono pure, neppure coscienti. È un misterioso disegno divino. Ripeto la parola di San Paolo. Come colui che era nato secondo la carne perseguitava quello nato secondo lo spirito, così accade anche ora. È un'esigenza misteriosa. Un'esigenza misteriosa secondo la quale il giudaismo è diventato, per così dire, anticristico. Anticristico. In questo senso, nel senso che dice l'apostolo ed evangelista Giovanni, chi è l'anticristo? Chi è l'anticristo? Dice Giovanni. Chi è l'anticristo se non colui che nega che Gesù è il figlio di Dio? E chi è che nega che Gesù è il figlio di Dio? Se non in primis, proprio la sinagoga infedele, infedele. Per questo San Paolo nell'Epistola ai Filippesi capitolo 3, parlando dei giudaizzanti, di quei falsi cristiani che volevano mantenere la Chiesa delle pratiche mosaiche, dice: guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, cioè circoncidere. I veri circoncisi, infatti, circoncisione spirituale, siamo noi che serviamo Dio nello spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù senza confidarci nella carne. Ma per concludere, nell'Epistola ai Romani, tre capitoli dedicati a questa questione, San Paolo ci ammonisce, ricordando che se i figli della promessa, i figli del popolo eletto, sono stati coloro che sono rimasti increduli, sono stati tagliati dal buon ulivo
diventati secchi e morti, non possiamo immaginare che noi, che eravamo invece dei rami che non venivano dalla pianta, che sono stati solamente innestati, se rinnegheremo Cristo saremo trattati meglio. Non pensiamo che saremo trattati meglio, saremo trattati peggio. Infatti San Giuseppe da Copertino diceva: sono peggio dei giudei, loro non lo sanno, ma io so chi sei. E quando noi, purtroppo, parlo adesso come collettività, gli stati una volta cristiani hanno tutti apostatato pubblicamente dalla fede, rinnegando il regno di Cristo, proclamandosi agnostici, che vuol dire atei, abbiamo commettiamo la stessa impietà che ha commesso quello che una volta era il popolo di Dio e che adesso è riprovato. Per cui, come dice l'Epistola ai Romani, gli uni e gli altri dobbiamo implorare misericordia da Dio e dobbiamo convertirci al Signore, altrimenti non c'è speranza di salvezza per coloro che lo hanno abbandonato. Non possiamo commettere lo stesso errore di dire: noi siamo i figli e discendenti di padri tanto gloriosi, vero? Siamo discendenti di padri molto gloriosi della bellissima Chiesa Cattolica, di tanti santi, ma se non faremo le loro opere, se non persevereremo in essa, se non vivremo nella grazia di Dio, il nostro destino sarà lo stesso di quello dei giudei increduli, perché se viene trattato così il legno verde, Gesù, che come disse portando la croce, che ne sarà del legno secco? E qui finisco.